Poc'anzi evocavi la figura del filosofo Heidegger. Cos'è la notte del mondo? Martin Heidegger riprende questa espressione, Weltnacht, la notte del mondo, essenzialmente da Hölderlin, che è stato il poeta di riferimento, potremmo dire, di Heidegger per larga parte della sua riflessione. In un testo molto bello, Heidegger diceva che il più grande filosofo, a suo dire, dell'Occidente moderno, Nietzsche, era al tempo stesso un grande poeta, e il più grande poeta del mondo contemporaneo, Hölderlin, era allo stesso tempo un filosofo. Ecco, Hölderlin, con la categoria di Weltnacht, mette a tema, secondo Heidegger, la situazione pienamente dispiegata nel quadro della Vollendung, del compimento della metafisica in tecnica planetaria, dove dell'essere non resta più nulla e l'essente figura come semplice Bestand, fondo disponibile per il fare tecnico teso all'infinita volontà di potenza. Ebbene, questo è il quadro dell'oscuramento completo, della Seins Vergessenheit, l'oblio dell'essere, che è però anche un abbandono dell'essere. L'essere abbandona, si ritrae, e in questo modo il suo invio destinale, Geschick, l'invio destinale, è quello per cui nell'essere che si viene ritraendo si dà l'essente come pura disponibilità, di cui gli uomini non hanno contezza, sono presi, irretiti da questo fare tecnico, nichilistico, autoreferenziale, in un'epoca in cui, dice Heidegger, sappiamo lanciare sonde nello spazio e non siamo più in grado di erigere un tempio o una chiesa, è l'epoca dell'oscuramento totale, è l'epoca dell'oscuramento. Direi che Weltnacht, notte del mondo, allude a due cose principalmente, interconnesse in Heidegger, in parte in Hölderlin. In primo luogo, allude, come poc'anzi ricordavo, al fatto che si crea una situazione di obnubilamento completo, di cecità generalizzata, per cui siamo in una condizione di buio tale per cui non abbiamo nemmeno più coscienza del buio. Gli uomini non sono più in grado di avvertire la morte di Dio come una mancanza, dice Heidegger nei Sentieri interrotti. L'epoca odierna, dice Heidegger, la cosa che dà più da pensare nell'epoca odierna è la totale assenza di pensiero. Secondo punto, la notte del mondo allude al fatto che proprio come nella notte in cui tutte le vacche sono nere, diceva Hegel, nella notte del mondo tutti gli essenti tendono a essere livellati. Si crea una sorta di eguagliamento forzato per cui spariscono le differenze. Tutto vale come semplicemente utilizzabile nel quadro dell'essente ridotto a fondo disponibile. La notte del mondo allude appunto a quella situazione di groviglio globale, come anche Heidegger lo chiama nei suoi testi sulla tecnica e la metafisica, quel groviglio globale in cui si livella, tutto si livella, prevale il medesimo su scala planetaria, un livellamento tetro degli enti per cui tutto è uguale, come indifferenziato. Tutto è semplicemente nella misura in cui vale, in cui è predisposto per il fare tecnico. Ecco, la nostra è effettivamente la condizione della Weltnacht, più che mai.